Buonasera amici, benvenuti a Salottino Blues, qui è il Ticket to Ride, chiaramente ormai chi ci segue lo conosce, questo tipo di format inventato di sana pianta dal mio caro socio, ormai fratello Massimiliano Zorzato, che ha inventato questo bellissimo format dove noi andiamo a intervistare dei chitarristi, musicisti più o meno famosi, ma molto molto bravi, e stasera ne abbiamo uno veramente molto molto bravo, Royce Carolus. Ciao Royce. Ciao, grazie Paulino, grazie per la tua presentazione e sono felicissimo di essere qui adesso e questa chiacchierata con te, che per me è sempre illuminante, perché non solo per il rispetto per la tua professionalità, ma anche perché sei sempre, diciamo, fonte di ispirazione. Ah, beh, grazie, grazie mille. Senti, partiamo un po' dalle domandine un po' fatte a puntino giusto. Il tuo genere musicale preferito? Mi sa che lo so, però qual è? È il blues, io nasco proprio con il blues, anche se tento, almeno questo è il mio pensiero, di aggiungere qualcosa e andare avanti, guardare avanti, per non rimanere chiuso nella gabbia di un genere che è abbastanza codificato, però nasco e tutto quello che faccio ha la matrice blues, sempre. Senti, perché il blues? Perché hai scelto proprio quel genere? Sai, tanti me lo chiedono anche a me, no? Quindi però è una cosa che chiedo anch'io agli altri. Il blues, come tu mi insegni e insegni a tutti, nasce come espressione di sentimento, di pathos, e personale poi, quindi è molto, diciamo, intimo. E per mio carattere, per il mio vissuto, io ho avuto un vissuto precedente anche di grande sofferenza, immediatamente ho sentito questo feeling, questo trasporto verso questa musica, fin da piccolino proprio, quindi cioè 12-13 anni. Già ascoltavo B.B. King, Eric Clapton, Jimi Hendrix ovviamente, e però ho sentito la mia subito. Quindi è molto animica questa cosa, non è diversa, è animica proprio. Fantastico. Senti, i tuoi studi, che studi hai fatto a livello musicale? A livello musicale non accademici, tanto non sono stato al conservatorio, studiavo chitarra classica con dei maestri e poi contemporaneamente lavoravo sul blues e sul rock, eccetera, però con gli studi, diciamo, ho fatto classe, quindi ho fatto sia la tecnica sullo strumento, poco tempo, perché poi ho dovuto anche accantonare, altrimenti il mio stile diventava, come dire, viziato da alcune cose, quindi per un periodo ho fatto la tecnica e poi vabbè, ovviamente la teoria musicale, per avere la capacità, insomma, di leggere e scrivere. Chiaro. Capire anche l'armonia. Certo. Senti, le tue chitarre preferite? Fender, Stratocaster, quella è proprio... Io da piccolo purtroppo non potevo permettermela la Stratocaster, e allora riuscii con gli amici a Rezzi e comprai una Echo. Ah. Esatto. Però era una Telecaster quella, eccetera. E allora piano piano con una matita eccetera riuscì a fare il logo della Fender e ce l'ho messo sopra, perché ero malato proprio, diciamo, della Stratocaster, finché poi ce ne ho avute tante, insomma, eccetera. E, però quella è stata sempre la chitarra mia, non che non abbia amato la Les Paul della Gibson, una chitarra che mi è sempre piaciuta pure, però la Stratocaster è la mia chitarra, è sempre stata. Capisco. Sì, poi sai, ci sono delle chitarre che ti senti molto più tue. Sì, sì, sì. Ma anche fisicamente, l'alloggiamento, sì, sì, della chitarra sul corpo è diverso. Sì, 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 è vero. Senti, a che età hai suonato? A che età hai iniziato a suonare? Più o meno intorno ai 10 anni. A 10 anni ebbi in regalo, cioè, o meglio, ebbi mio fratello in regalo una chitarra, e io appena la vidi questo oggetto, subito, non sapendo suonare niente, subito ebbe un'attrazione e cominciai, insomma, a strimpellare, a cercare di tirare fuori dei suoni, a capire quelle corde, che suoni potevano tirare fuori, a metterle insieme, e da quel momento è stato un amore mai perso e mi accompagna sempre. Io ho sempre detto che la mia compagna in assoluto è la chitarra. Fantastico.
Fantastico, sì, no, anch'io ho questo legame di sangue tra me e la chitarra, cioè, boh, una cosa. Cioè, io a volte mi capita, a volte, spesso, quando si è in giro anche con mia moglie per negozi, eccetera, se passo davanti a un negozio di strumenti musicali è finita. È proprio finita. Rimango attaccato come i geco sui È vetri, una ma pasticceria proprio. Allo è stesso allucinante. io, no? A me è capitato di passare un negozio, non c'avevo bisogno di niente. Entro dentro, eccetera, poi magari mi compro un effetto, un pedale, una cosa, eccetera. Anche No, solo un un... plettro. Sì, scusa il termine, magari è un orgasmo, mi prendo. Sì, no, ti capisco benissimo. È una cosa che... Anche solo l'odore, no? Dipende. Quando entri, anche solo quel profumo che rilasciano gli strumenti, no? È incredibile. Vabbè, insomma, siamo fatti così. I tuoi progetti Dunque, musicali? adesso sto scrivendo dei nuovi brani per un album che vorrei fare piano piano, nel senso non prendermi fretta, perché l'anno scorso ho pubblicato, diciamo, un singolo più o meno ogni 2 settimane, eccetera. E adesso vorrei prendermi un po' più di tempo, però già ho 2 o 3 singoli scritti e sto facendo i provini. E quindi penso almeno tra dicembre e gennaio di pubblicare i primi 2 singoli e poi andando avanti finire l'album. Ed è Fantastico. chiaramente un album sempre di blues, però qui ho messo, diciamo, avanti alla struttura blues anche una mia particolare, un mio particolare sentimento più roccheggiante, ecco, diciamo. Ok. Quindi è stato un passo un po' più avanti rispetto a molti, diciamo, lavori che prettamente blues ho fatto. Ho capito. Senti, io ho sentito un tuo singolo fantastico che sta girando poi su Facebook, lo stiamo facendo girare anche sul salottino e al gruppo. È fantastico quel brazzo lì. Si intitola? È un brano Tieni alto e lodo. Ok. Ed è un brano scritto, quello di getto veramente, perché è stato una mattina, io poi ho sempre strumenti in giro, una mattina c'avevo questa cosa in testa e l'ho buttato giù così. Poi la sera, io ho un studio dove faccio i provini, ho buttato giù il provino, cioè il testo è semplicissimo, molto corto, cioè orecchiabile. Buttato in 2 minuti e il giro di 4 ore, 24 ore era pronto. E mi è piaciuto perché non è niente di nuovo, è qualcosa di fresco però che ti accompagna. E dentro c'è sempre questa, diciamo, struttura blues però, che accompagna tutta la mia vita, tutta la mia musica. Fantastico. Senti, io so che tu poi fai tantissimi live. Cioè. Sì. Generalmente sono in tanti locali, già l'ho fatto, diciamo, Roma, tantissimi locali, fin dai primi tempi, quando c'era il Big Mama, ho suonato lì, ho suonato nella locanda blues, Red Rock, al Boogie, al Crash. Qui in zona c'era un altro locale bellissimo che si chiama Blue Monk, dove si faceva anche jazz. Insomma, la dimensione mia comunque è là che fondamentalmente io mi trovo bene. Nei club dove c'è relazione col pubblico e dove la musica è veramente sudore e valvole, quindi quella è la dimensione mia, ne faccio tanti. Purtroppo in questa ultima stagione estiva avevamo organizzato un tour in giro per l'Italia, però ho dovuto troncare con il vecchio management perché purtroppo ci sono stati dei problemi, chiamiamoli, di poca onestà. E quindi è saltato quello di quest'estate e adesso settembre-ottobre insomma dovrei riprendere in giro a suonare. Fantastico. E Senti, questo una domanda che faccio un po' a tutti, bene o male, ma è una cosa ormai che è diventata un po' un tormentone. Attrezzatura digitale o analogica? analogica assolutamente, non che io abbia qualcosa con il digitale, intendiamoci. Ci sono dei simulatori eccezionali su tanti amplificatori anche di altissimo livello, però l'analogico è diverso. Io ho provato diverse strumentazioni digitali,
però non è la stessa cosa. Per quanto le simulazioni siano ormai, diciamo, quasi perfette, ma non è la stessa cosa. Come non è la stessa cosa avere un amplificatore valvolare o stato solido. Il tocco sulla chitarra, quindi quel crunch, quel boost che potrà in più, solo con le valvole puoi ottenere la voce della chitarra. Per cui sono rimasto legato, io infatti la strumentazione mia è prettamente valvolare, io generalmente suono, vabbè, Stratocaster e poi due ampli Fender, piccoli per trasportare, prima erano troppo pesanti i valvolari, adesso ho preso due Pro Junior, Ah, bello, sì, ne bello, bello. uso due perché chiaramente così ne abbiamo 30 watt valvolari e poi uno lo regolo in una maniera, uno in un'altra, e però il suono senza le valvole non... Almeno per il genere che faccio io non c'è niente. Sì, ti capisco. Io, vabbè, io valvolare ho un Epiphone 5 watt valvolare testata e cabinet. 5 watt è un amore fantastico. Valvolari fanno tanto rumore, cioè. Sì, no, infatti, poi vabbè, chiaramente adesso rimane sempre qui in studio, quindi non è che ne esce più di tanto, ma però basta che gli metti un microfono davanti, Sì. ti sente il mondo. Senti, il chitarrista che ti ha, o il musicista che ti ha ispirato di più nella tua carriera? Sicuramente Jimi Hendrix. Sembra una risposta scontata, semplice, però Jimi Hendrix non era esclusivamente un chitarrista o musicista, era un'esperienza. E per questo il nome della sua, diciamo, formazione era quella. Quando senti Hendrix è un'esperienza psichedelica, vivi un mondo, non c'è la ricerca della tecnica, ma delle emozioni, di quelle cose che puoi ritrovare sicuramente in altri chitarristi, Eric Clapton assolutamente, Steve Ray Vaughan, ce ne sono tantissimi, però Hendrix, io ogni volta, io ho tutta la discografia di Hendrix, anche Bootleg, tutto quello che è uscito dopo, insomma. A parte le schifezze fatte da o esperimenti mal riusciti e solo ironici e basta, però quando senti Hendrix è un'esperienza che dentro di arricchire. Sì, sono d'accordo pienamente con te. Quando ascolti appunto qualcosa di Hendrix, io poi quando ascolto qualche suo brano, solitamente lo mando indietro e lo riascolto un'altra volta, perché al primo colpo ti perdi alcuni passaggi, alcune sfumature. Se Sono lo 3-4. riascolti, riesci a sentire delle sfumature che non tutti chiaramente capiscono. Chiaramente, perché comunque faceva un genere blues, ma molto particolare, veramente lui è stato un illuminare, un genio, vedeva, era molto lontano anni luce lui, però ascoltandolo bene, nelle sfumature aveva dei passaggi, dei riff che erano allucinanti, cioè veramente, si impara molto. Ma poi il Sì, suono va irraggiungibile, bene. Anzi, irraggiungibile. Sì, vabbè che all'epoca uscivano fuori con questi valvolari e questi cabinet Marshall Vabbè, enormi. certo, non c'erano neanche service, non c'era neanche quel tempo. Però ovviamente poi, ma anche il fatto della chitarra destrorza suonata da un mancino, quindi i pickup sono messi in maniera diversa, il punto è in maniera diversa, sono dei suoni che la stessa chitarra rigirata non gli dà quei suoni, non ha il tipo di cosa. Ovviamente quasi tutti i bluesman suonano mezzo tono sotto, quello pure io è normale, anche perché ha più corpo la chitarra, ma il fatto di avere i pickup in maniera diversa, il punto in maniera diversa, cambia il suono pure quello, Sì. Certo, per obiettivi, magari tante persone che l'ascoltano esclusivamente magari per ascoltare musica non si accorgono di determinate sfumature. Ma Hendrix era un gigante proprio, un gigante Sì. proprio. Se fatto degli accordi che usava Hendrix, accordi ridotti all'osso fondamentalmente, l'uso del codice di base, sarebbe da parlare ore e ore. Vabbè che c'aveva delle manone gigantesche, quindi riusciva anche quasi facilmente a usare il pollice sui bassi. Io faccio molta fatica, però. Ti
chiaramente lo fai, perché quando devi fare qualche passaggio è quasi obbligatorio, no? Usarlo, quindi se no non è la stessa cosa. Bene, quindi da quanto ho capito tu stai facendo questi singoli per poi a finire un album poi completo. In un album. Immagino che tutto ciò abbia un costo pazzesco. Infatti, esatto, ma la musica indipendente ha un costo, ovviamente. Io ho fatto sempre questa politica, chiamiamola così. Per me la musica è di tutti, e quindi io la faccio e la do gratis a tutti quanti, la distribuisco gratuitamente. Però c'ha un costo. Allora, una parte del costo ovviamente è a carico mio. Però poi se c'è un aiuto è anche importante, proprio per essere indipendenti, per non avere molte case discografiche, purtroppo ti condizionano nel prodotto, perché poi lo devono vendere. Invece la musica indipendente è completamente avulsa da questo circuito. Per cui ho fatto anche un crowdfunding per poter, diciamo, raccogliere anche per chi vuole tante piccole offerte e riuscire a fare un prodotto sempre migliore e poi donarlo gratuitamente sempre a tutti. Bello. La musica è di tutti. Bello, sì. Diciamo che le case discografiche sono cambiate anche negli anni. Prima le case discografiche credevano molto di più nel giovane emergente o nel musicista emergente e lo spronavano, lo aiutavano e sponsorizzavano molto anche i suoi pezzi. Oggi purtroppo è tutto commercio, oggi mai è solo commercio. L'ultima domanda che ogni tanto faccio a qualche mio collega: cosa ne pensi dei talent? Allora, magari mi attirerò le ire. Ma tutti, guarda, però... guarda, allora, qui al Salottino non c'è problema. Allora, comunque se mi assumo la responsabilità ne penso il peggio possibile per una ordine di motivi. Innanzitutto il talent avrebbe un senso per musicisti professionisti, per persone che vogliono mettere in campo la propria musica, però non può essere uno show in cui ieri facevo magari il pubblico in un programma televisivo, adesso vado al talent e faccio il musicista. Perché poi la mancanza di professionalità, la mancanza di prestazione, chiamava performance, si vede benissimo. Allora, che immagine diamo? Che chiunque può fare tutto? È come se io volessi fare l'ingegnere, l'architetto, l'avvocato. Devo studiare, devo fare un percorso. Così il musicista. Non è possibile che io mi iscrivo al talent, magari sono 2 mesi che tento di cantare, magari anche con attrezzature che mi aiutano per non fare pubblicità. Esatto, per non fare pubblicità di determinati strumenti, e divento musicista. Allora io dico, ho perso tempo a studiare, a lavorare sempre, io quasi ci dormo con lo strumento, sto perdendo tempo. Quindi il talent dovrebbe essere fatto, secondo me, se proprio vogliamo farlo, per musicisti professionisti e non dare questo segnale che chiunque può fare tutto. Sì, infatti poi la maggior parte sono meteore, no? Sì, sì, no. La maggior parte poi sono delle meteore, no? Li vedi lì e poi boh, spariscono. È un peccato poi. Persone conosciuti, però tantissimi scompaiono tranquillamente, ma anche perché nel tempo, io ho letto il report del mercato musicale mondiale e tutte, diciamo, le grandi major puntano sul catalogo, non sulle novità, perché è il catalogo quello che si vende. Catalogo che significa che grande musica fatta da grandi musicisti si vende sempre. Le altre sono cose che devono fare subito tantissimo, perché dopo 6 mesi spariscono e ne arrivano altre. Però questo tipo di musica porterà alla fine a una gran confusione e verranno purtroppo messi da parte invece talenti o persone e musicisti che avrebbero bisogno di spazi, vengono invece occupati da, chiamiamoli, sì, teenager rampanti. Sì, bravo, frase giusta, teenager rampanti, mi piace. Infatti io ho sentito su YouTube Mamarella,
che è un chitarrista feature picking blues allucinante. Beh, io adesso sto seguendo un attimino, sto guardando un attimino il bravissimo Mancuso, che è veramente molto bravo. Però quando vado a sentire Mammarella, che fa più o meno lo stile sempre lui, finger picchi con le dita, per me, questo io parlo chiaramente per un mio gusto personale, per me Mammarella è 100 volte più bravo di Mancuso. E però ci troviamo un Mancuso che è sui palchi di tutto il mondo e Mammarella invece no. E questa cosa mi dispiace. Però c'è anche da fare un fatto, da sottolineare un fatto, scusa, personalmente l'ho vissuto, lo vivo. Bisogna anche trovarsi il momento giusto nel posto giusto con la persona. Sì, certo. Perché se una persona giusta, inserita in un certo ambiente, vede il musicista bravo e lo inserisce, esplode. Altrimenti può essere bravissimo, rimane a casa. Sì. Purtroppo adesso è così, non c'è, prima c'era la possibilità di esporsi, e tantissimi, diciamo, c'erano anche i talent che cauta però. Che giravano, vedevano per le case discografiche, vedevano il talento, la persona che poteva andare bene, eccetera. Adesso purtroppo questo sistema non c'è più, si è rotto, capito? Stanno i talent in televisione, capito? Quindi tantissimi artisti, se trovano la persona giusta che è già inserita nell'ambiente, ti porta bene, altrimenti è difficilissimo. Sì. È difficile. Ecco perché io punto, diciamo, personalmente suonare live, perché è l'unica, diciamo, sicurezza che rimane per essere musicista. Poi tutto può succedere, intendiamoci. Però tantissimi artisti, io ho visto per strada, io ho suonato per strada tantissimo, ho visto per strada artisti, ma di una bravura che non vedi neanche, diciamo, in televisione, e cioè, e poi stanno per strada. Sì, sono d'accordo, anch'io li ho visti, è veramente molto, molto bravi. E lì mi incazzo ancora di più. Però. Perché poi magari vedi persone che veramente fanno piangere per essere educati, eppure stanno magari su parchi importanti, che ne so, al Primo Maggio o quelli in televisione, all'Arena di Verona. È un peccato, però vabbè, questo è questo ci dobbiamo fare andare bene. L'importante è che la musica va avanti. Esatto, esatto, esatto. Guarda che tutto il resto perché funziona. In Italia, perché all'estero è completamente diverso. All'estero la musica va sempre, quella buona. Sì, 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 concordo. Concordo perché io ho intervistato qualche settimana fa un ragazzo molto giovane, è venuto qui al Salottino, l'abbiamo fatta qua in persona l'intervista, Riccardo Marra, lui è studiato conservatorio, bravissimo col jazz, poi è passato al blues e poi metal, chitarrista bravissimo, e lui appunto mi dice: io ho girato parecchio, sono stato in America, sono stato in Svezia, ha suonato sulle navi da crociera, dice è un altro mondo, completamente un altro mondo. In Svezia, mi sembra, se non ricordo male, Svezia o Finlandia, adesso non mi ricordo bene il paese, cioè, è un po' come negli anni 80, cioè ancora si suona tantissimo nei locali, mentre invece in Italia ormai è un po' sfumata questa cosa qui, purtroppo. È stata viziata purtroppo da questa, diciamo, ondata di rapper, trapper, cose del genere, e pop, diciamo, da suburba, lo chiamo così io, ecco, la iniziavo da questo qua, ma dunque, ma anche in Spagna, in Germania, io sono stato, si suona dappertutto, e la gente vuole andare in un locale e sentire la musica al vivo, musicisti che suonano veramente, e scusa il termine, te le tirano in faccia le birre se non suoni, Ah, beh, perché certo, sì, 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 non è, beh, ma è un po' come... Magari chissà che per andare in Giappone se trovassi la possibilità, perché lì veramente... è quotidiano il fatto che la gente la sera esce e va a sentire la musica dal vivo. Sì, sì, qua si è un po' persa questa cosa, ma vabbè, probabilmente è così, è un passaggio, sai, la musica poi è un'onda, no? Sono gli up and down, probabilmente in questo momento è un down, però vabbè, arriveranno gli up. Senti, mi ha fatto veramente tanto piacere questa chiacchierata con te, conoscerti è stato bellissimo, poi soprattutto quando si parla di blues per me è l'apoteosi. Una porta aperta.
ti auguro un grandissimo in bocca al lupo innanzitutto per i tuoi brani, per il tuo disco e per tutto quello che fai nel mondo della musica. E dai, speriamo magari un domani di trovarci e parlare ancora di blues. Senti Royce, grazie mille, grazie per essere venuto qui al salottino e alla prossima. Buona serata. Grazie a te veramente e tantissimo augurio per questa trasmissione che è eccezionale e a cui sono affezionato. Qualsiasi novità passerà sempre prima da voi. Grazie veramente Grazie, di cuore. grazie anche a te. Ciao, buona serata.